Pastori che inventano canzoni badando alle greggi, ancora nelle feste paesane cantano l'onore degli uomini, la bellezza delle donne e l'acqua. L'acqua è una gran dama per noi, l'innamorata di tutti, perché da sempre abbiamo subito la siccità che ammazza il bestiame, distrugge i raccolti e costringe noi donne ad ore di strada per trovare una fonte magra. Non è vero che manchi l'acqua in Sardegna. L'acqua c'è, ma corre, fugge. La si deve fermare, portare ai campi e alla gente. Chi la possiede ne è geloso come delle figlie da marito. La volta che mio padre arrestò il cavallo al beviere di zio Predu Canna, scoppiò addirittura una lite. E perfino Baingia Antonia, sua figlia, si mise ad urlare come una gazza. Gavino Manca, che lavorava con i trattori della riforma e che era stato in continente, certe cose le capiva. Gavino mi guardava e davvero non mi dispiaceva. Zio Predu, perché non avete lasciato bere il cavallo di Efisio Pudu alla vostra pozza? Chiese Gavino a Predu Canna. L'acqua è mia, dentro la mia terra e serve ai miei campi e alle mie bestie. L'acqua è del cielo se vuole mandarla, zio Predu, rispose Gavino. Ma Predu Canna fece una risata. Per lui tutte le cose di questo mondo si misuravano per tancas e per capi di bestiame. Gavino Manca venne alla nostra casa a chiamare mio fratello Angelo. Le volte che lo vedevo faccia a faccia diventavo rossa e i miei lo capivano. Mio padre invece si preoccupava soltanto che Angelo non si mettesse idee nuove per la testa ora che il gregge nostro s'era ingrandito. C'era una riunione quella sera. Ingaggiavano mano d'opera per i lavori delle dighe al Flumendose e al Mularge. I vecchi chiesero quando anche da noi sarebbe arrivato l'acquedotto e il sindaco assicurò che proprio con la costruzione delle dighe anche l'acquedotto nostro presto sarebbe cominciato. Gavino e mio fratello si misero in nota per la squadra. Quando mio padre seppe che Angelo andava a lavorare al Flumendose, non fu contento. Per lui non contava altro che la prossima transumanza del gregge. Infine, anche i più vecchi gli fecero capire che lavorare per l'acqua era un bene per tutti. La squadra del nostro paese partì una sera e la gente fu contenta perché i ragazzi sarebbero tornati fino a casa stendendo i tubi del nuovo acquedotto.
Per la transumanza con il gregge partii pure insieme a mio padre. Dovevo andare da commare Caterina Pula, che mi aveva scritto e abitava in un nuovo villaggio della riforma fondiaria. Era una zona che mi meravigliava con le sue case nuove, le strade moderne. Ma dentro di me c'era anche una maggiore emozione, perché capivo cosa aveva da dirmi comare Caterina. Gavino le aveva dato incarico di chiedermi in matrimonio per quando avesse finito il lavoro al Flumendosa. Ero felice. Gli stessi lavori che da ogni parte vedevo mi davano allegria come una festa. Mio padre, che forse sapeva più di me, mi permise di lasciare il gregge e di andare nella valle del Flumendosa a portare il pane di casa, la bianca carta da musica, a mio fratello e a Gavino Manca. Vidi così per la prima volta i lavori che lo Stato fa per l'acqua, come noi diciamo. La costruzione della grande diga che darà acqua a mezza Sardegna e corrente elettrica a tanti paesi, alle fabbriche, alle case, trasformando tutta la valle in un lago verde. Pausa del lavoro, scesi incontro a Gavino e a mio fratello. Gavino mi disse che Angelo lavorava nella grande galleria interna e che non usciva per la pausa. Lo avrei visto più tardi. E forse fu meglio così, perché potei restare sola con Gavino e, mangiando con lui fra le gettate di cemento, fare i progetti del nostro avvenire. L'anno prossimo, quando le dighe saranno finite e l'acquedotto arriverà fino al nostro paese a irrigare i campi, al ritorno dalla festa di San Maurizio verrò a vedere i nuovi laghi, non più con mio padre, ma sulla groppa del cavallo di Gavino.